Filippo Comotti, buongiorno, grazie di essere qui con noi. Buongiorno, grazie a te. Filippo, stiamo vivendo una situazione quasi kafkiana, perché la squadra gioca bene, a lunghi tratti come contro il Calvina domina la gara, superando anche così un periodo di appannamento che magari si era visto ad esempio col Carpaneto nell'atteggiamento, però non si riesce a vincere. Hai detto te, giochiamo, facciamo la prestazione, magari nelle ultime gare l'unica prestazione mancata è stata quella in casa col Carpaneto. A Adro abbiamo dominato, domenica abbiamo dominato in inferiorità numerica, quindi ancora una prova ulteriore che siamo una squadra vera. Però, come hai detto tu, gli altri fanno un gol in più di noi e portano a casa la partita. Però ripartiamo dall'ultima prestazione, dalla rabbia, dal nervoso che abbiamo portato in campo e la ruota girerà. È quello che si stanno augurando un po' tutti. Ecco, nell'ultima gara siete stati anche bravi a rimanere in partita, a non farvi prendere nervosismo, sia per l'espulsione di Sani dopo 15 minuti, sia poi nel gestire le provocazioni, anche un arbitraggio definito non all'altezza. È una partita di calcio, in Serie D, ma anche nei campionati maggiori si vedono degli arbitraggi così. Però sì, come hai detto tu, siamo stati molto bravi a gestire questa tensione. Abbiamo provato fino alla fine a portare dalla nostra la partita, non è bastato. Però se ci portiamo a casa maggiore rabbia, maggiore consapevolezza di ciò che abbiamo fatto e ne facciamo tesoro, sono sicuro che già da domenica portiamo a casa punti. Veniamo alle parole di Franzoni, dette nel post partita di domenica. Sono state quasi da leader vero, da trascinatore, rispecchiano un po' l'anima di questa squadra, di questo gruppo. Sì, sono d'accordo con le parole che ha detto Franz, dobbiamo lavorare tutti insieme, remare tutti dalla stessa parte, un plauso anche comunque a chi non gioca e si allena sempre al 100%, il che rende maggiore intensità negli allenamenti e permette a chi comunque gioca un po' di più di allenarsi sempre al massimo. Quindi continuiamo così perché siamo sulla strada giusta, nonostante comunque la classifica o i risultati non dicano questo. Ecco, il non perdere fiducia nel lavoro fin qui svolto, questo è l'aspetto più importante. Sì, siamo tutti concentrati, siamo tutti sul pezzo, siamo tutti col mister, crediamo in quello che facciamo durante la settimana e andiamo avanti così. Probabilmente adesso che rientrano anche un po' gli infortunati, si inizia a rivedere anche il Civera che inizio stagione nelle trame di gioco, in quello che si proponeva, perché obiettivamente si è passato un periodo dove, tolti gli 11 che riuscivano a scendere in campo, poi la panchina c'erano quasi o tutti acciaccati o ragazzi estremamente giovani con ruoli totalmente scoperti, vedi difesa o attacco. Sì, parlando tra di noi ci eravamo accorti che qualche giocata veniva un po' meno. Siamo stati nell'ultimo periodo un po' contati, adesso pian pianino dovrebbero rientrare quasi tutti e almeno abbiamo dei cambi in più da dare o dall'inizio o a partita in corso, comunque anche il mister ha più scelte. Ecco, ti ritrovi quest'anno nei panni di vecchio, tu che vecchio non sei, però all'interno dello spogliatoio con anche ragazzi della quasi tua età come Mozzanica, Franzoni che citavamo prima, siete voi a dover trasmettere i valori del Civitavecchia a un gruppo molto, molto giovane, seguendo l'esempio poi dei tre vecchi vecchi, De Angelis, Vignali e Minelli. Sì, diciamo che tutti i nuovi si sono ambientati alla grande nella famiglia Civitavecchia. Tutti hanno capito sin dall'inizio come si lavora, come si viene al campo, in che modo ci si comporta al campo, quindi bisogna fare i complimenti a quelli nuovi. Noi vecchi, tra virgolette, o comunque quelli che conoscono un po' di più l'ambiente, abbiamo cercato di farli sentire subito a loro agio, ma niente di più. Comunque sono giovani, bisogna lasciare loro la possibilità di sbagliare, ma di aiutarli e correggerli. Così come i tre un po' più vecchi hanno fatto con me, Mozzanica, Franzoni nel corso degli altri anni, diciamo. Veniamo a te, perché quest'anno finalmente sei riuscito a iniziare l'anno dal principio, fin dal ritiro praticamente, a parte la prima settimana, se ricordo bene. La fiducia nei tuoi confronti è altissima da parte di Carobbio, e da parte tua grande disponibilità
anche nel subentrare a partita in corso, ricoprendo anche più ruoli, cosa non facile poi entrare a gara in corso molte volte. No, io sono convinto che entrare a partita in corso sia uno degli ruoli più difficili all'interno di una squadra. Però come hai detto tu, se non sbaglio, nella prima intervista inizio anno ho detto che per Carobbio o comunque per il mister sono disposto a fare qualsiasi cosa, a giocare in qualsiasi posizione, a adattarmi perché serve, ma in questa squadra tutti sono come me, tutti si adattano, tutti sono predisposti ad ascoltare il mister, a seguirli in ogni indicazione, quindi è per quello che dico che siamo una squadra vera, siamo una squadra forte, dobbiamo solo rialzarci nei risultati, che è quello che manca. Che importanza assume, e qui chiudiamo, la gara di domenica contro il Forlì? Ogni settimana siamo pari a dire che è una gara fondamentale, una gara importante. Siamo già al tempo delle... È una finale. È vero, ogni partita conta 3 punti, adesso per noi 3 punti sarebbero fondamentali. Dobbiamo riuscire a portare lo spirito che abbiamo messo domenica dentro le nostre mura di casa e riuscire a fare questi punti, perché sarebbero una boccata d'aria. In un momento difficile come questo farebbero davvero comodo. È mancato un po' finora il fattore campo, Casacili. Sì, è mancato, però quella gente che è venuta ci ha fatto sempre sentire in casa, a casa, come quello che è. Quindi speriamo di riuscire a riempire ancora di più il nostro stadio, speriamo che i tifosi vengano a vederci e di portare a casa questa vittoria anche per loro. Grazie Filippo. Grazie a voi.